Un passo avanti nella riorganizzazione dei trasporti. Questa mattina nella sede territoriale della Regione Lombardia si è tenuta la conferenza dei servizi, che ha stabilito lo statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale. La legge di gestione, approvata dal Consiglio regionale nel marzo scorso, prevede la nascita di 5 agenzie che governeranno i corrispondenti bacini di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese, Cremona e Mantova, Milano e Monza Brianza, Lodi e Pavia. Queste realtà permetteranno di razionalizzare i servizi e ottimizzare costi e orari. Ci consentirà di rispettare la tabella di marcia che prevede l'istituzione concreta delle agenzie entro il mese di ottobre per poter fare subito la procedura di gara integrata tra i servizi comunali e quelli provinciali per il trasporto pubblico locale. Quindi mi complimento con la provincia e con il comune, con gli assessori e con i dirigenti che hanno rispettato l'impegno di rendere Bergamo la provincia pilota, la più rapida nell'attuazione della nuova legge di riforma del trasporto, e sono sicuro che con la gara integrata potremo garantire un servizio migliore a costi inferiori. Trasporti e infrastrutture al centro dell'attenzione, dunque. Nel giorno dell'inaugurazione della variante alla strada provinciale 91 da Costa di Mezzate a Chiuduno, dalla regione arrivano buone notizie anche per quanto riguarda altre attese opere sul territorio provinciale, dalla variante di Zogno, il cui cantiere procede a ritmo serrato, alla Brebemi, che ha raggiunto il giro di boa, dal collegamento Lecco-Bergamo alla statale 42. Nell'ultima giunta abbiamo approvato uno stanziamento di 5 milioni di euro per completare il finanziamento della variante di Cisano-Bergamasco sul collegamento Lecco-Bergamo, che si aggiunge agli altri interventi che stiamo facendo, la statale 42 che inaugureremo a ottobre, la tangenziale sud di Bergamo.